Lo so che ho fatto la foto, mi tocco. Ci siamo? Prego. Mister, allora pensate di affrontare tutti. Sì, per me in questa categoria non c'è, tra virgolette, differenza tra per esempio l'Agrakas, che è la squadra più forte che abbiamo affrontato, e quella che affronteremo domenica, perché non è come in Serie A che c'è la Juve che gioca contro il Chievo Verona, naturalmente che c'è questa differenza. Secondo me in questa categoria dipende da ognuno. Noi contro l'Agrakas non abbiamo sfigurato e abbiamo fatto anche una buona partita, quindi per noi domani è come se fosse l'Agrakas ancora, insomma. L'Agropoli, che è stata secondo me l'altra squadra importante che abbiamo affrontato. Non guardo la classifica e ho cercato in settimana di parlare appunto di questo, che è come se fosse la finale del mondo questa partita. La più importante sarà, perché se noi non facciamo risultato è come se quelle ultime quattro prestazioni che abbiamo fatto, perché Montalto, la sconfitta con l'Agrakas, la trasferta in Sicilia che abbiamo vinto, l'ultima che abbiamo vinto, è come se non, nulla fosse accaduto, quindi domani è importantissimo per dare continuità a questo atteggiamento. Mister, si affrontano due squadre che hanno le rispettive problematiche societarie. Il noto presidente dimissionario, qui accade un po' di tutto. Quanto può incidere, ad esempio, una trasferta che si preannuncia molto lunga perché si parte in pullman? Lombardo in settimana diceva perdere e tornare senza punti sarà praticamente un ritorno molto 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 pesante. Sì, no, infatti nella trasferta precedente in Sicilia un po' questo discorso l'abbiamo fatto e oggi, se avete visto l'allenamento, l'ho ripetuto, magari anche se ho parlato da vicino con loro, del fatto che, perché erano un po' distratti all'inizio, ho chiesto se c'è qualcuno che non voleva venire, andiamo anche in 11, in riferimento all'ultima trasferta, non l'ultima, la penultima. Sì. Che è stata l'unica partita che abbiamo mancato sotto il profilo dell'atteggiamento. Quindi subito hanno ripreso la concentrazione e hanno fatto bene il lavoro. Sì, è vero, bisognerebbe tornare almeno con l'atteggiamento, l'allegria che siamo tornati, mi confondo il nome delle squadre, l'ultima Sicilia, due torri. Quindi l'atteggiamento, ricordarsi l'allegria di come siamo tornati, anche se siamo tornati con la nave. Sarebbe l'ideale, però dipende un po' di noi, di come appunto scenderemo in campo, perché le partite si possono vincere o perdere, ma se c'è l'atteggiamento dell'Agrakas non mi interessa perdere, se c'è l'atteggiamento di Leonfortese allora sì, è un casino. Mi serve una squadra che ritrova il suo capitano, Sì. che domenica contro la Battiva Chiesa ha giocato con una vera prima punta, con caratteristiche con Mario. Potrebbe esserci qualche accorgimento, tipo Caraccio in fascia e Vitale Mario in avanti, o è proprio troppo offensivo? Ma devono giocare 4 under comunque, eh? Non è che posso perdere la partita a tavolino prima di iniziare. No, no, giocherà Caraccio come domenica, dietro Vitale. Come se fosse un 4-2-3-1, ma non tanto nella fase offensiva, perché comunque nella fase offensiva io voglio che i due esterni siano molto alti, ma soprattutto perché nella fase di non possesso palla Caraccio mi può entrare praticamente come un centrocampista. Quindi questo 4-2-3-1 mi serve di più nella fase di non possesso palla, perché si schiacciano i due esterni, si schiacciano uno dei centrocampisti, si schiaccia Caraccio e quindi è più facile di arrivare a un 4-5-1 eventualmente in fase di non possesso palla, quindi Caraccio partirà non più così, sino più in verticale come domenica scorsa. Mister, non si gioca su erba naturale, Sì, sintetica. considerazione anche del fattore meteorologico che con una squadra tra virgolette leggerina sotto l'aspetto fisico è un piccolo vantaggio o... No, 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 ripeto, in questa categoria no, secondo me non c'è questa differenza che si vede in Serie A quando a volte
ci sono queste grandi squadre che giocano con le cosiddette piccole squadre. Dipende da come le interpreteremo noi. L'aspetto proprio strutturale, fisico, giocando con due centrocampisti, di corporatura importante, i nostri, sì, giocando diciamo su un campo di erba naturale molto bagnato come quello, diciamo le condizioni climatiche stanno investendo la Sicilia, potrebbe essere un problema. È sintetico. Esatto, essendo sintetico questo diciamo viene a livellarsi o potrebbe essere comunque un residuo. No, per me non cambia assolutamente niente. Perché comunque abbiamo in difesa due difensori che quando ci sono le palle alte fanno come se fossero anche centrocampisti. Lo stesso La Rosa quando esce al palle al piede si inserisce come un centrocampista, quindi fisicità noi non ci manca e dipende solo di come la interpretiamo la partita e di come riusciamo a capire subito, a leggere subito appunto questa intenzione degli avversari. Oggi non si è allenato. No, c'è un po' di febbre, ma domani parte però in macchina lui, non parte col pullman, per evitare contagiare il resto dei compagni. Niente, sarà convocato? Sì, convocato. Un'ultima cosa, io ritorno sotto questo aspetto societario. Di là tutto può, cioè diciamo il noto, tutto può accadere, questa maglia di rivalsa, Vi racconto un particolare allora. Visto che parlo di la società. Sì. Io a luglio mi sono incontrato con i dirigenti del Noto, stavo a punto di andare al Noto, mi ero incontrato ma non con questo presidente che è stato dimissionario, con un altro, con Vittorio Strianiese e col direttore sportivo che c'è ancora, che non mi ricordo il nome, magari se cercate su internet voi lo trovate. Sono stato due giorni, ho conosciuto anche il sindaco. Loro mi avevano fatto anche una proposta economica, io stavo quasi per accettare, però poi si vede che questi problemi societari sì, quindi ho fatto bene a accettare il Sorrento, anzi ho fatto benissimo a accettare il Sorrento, quindi sto benissimo. Si è vista, c'è un problema societario, non mi vuole altro. Sì, io sto benissimo perché potevo andare al Noto. Io stavo appunto cioè avevo accettato tutto. Sono stato due giorni, ma sono andati a prendere a Catania, sono stato là, ho conosciuto il sindaco, lo stadio, la città, tutto. Bastava che facciamo nero su bianco. Quindi meno male che c'è il Sorrento. Vedi come vedo, io vedo sempre il bicchiere messo pieno. Allora, l'ultima cosa, una vittoria domenica con la partita di Isco, la classifica è sempre corta, siamo a 10 punti con un sacco di altre squadre, però allo stesso tempo la prima seconda sta a 8 punti. Vincendo a Noto, potrebbe dare un'iniezione di morale, come per la prima volta sono due vittorie di seguito, sì, potrebbe sì. Essere l'inizio di... Abbiamo... Vediamo domenica se è l'inizio di qualcosa di importante. Io dico che la vittoria contro la Vati Pagliese è stata importantissima, anche se non è che abbiamo... superato un altro, abbiamo raggiunto la Vattipagliese soltanto, ma sotto il profilo del morale, appunto di tutte queste cose che capitano. Si c'è allenare si allenano sempre bene, magari un pochettino più liberi, quindi diamo continuità. Domenica vuol dire che quello che abbiamo fatto con la Vattipagliese, con il Montalto, anche come prestazione con l'Agraca, è positivissimo. Se domani noi domenica non facciamo un risultato pieno o eventualmente vediamo come si mette la partita, sarebbe un passo indietro, quindi domenica è importante veramente per muovere la classifica, perché vuol dire che tutto quello che abbiamo fatto nelle ultime partite valse la pena, diciamo. Va bene? Grazie. Okay. No,